un drone subacqueo e a conduzione remota, e stiamo ispezionando queste grate per vedere e supportare i vigili del fuoco e valutare se c'è la possibilità di smontarle parte o per valutare poi l'ingresso o con un secondo ROV o con operatori subacquei all'interno della struttura. Queste grate impediscono il passaggio per dove? All'interno della struttura, praticamente la via di uscita normale dell'acqua in uscita dall'impianto. E sono all'altezza di uno dei piani interessati, diciamo, dove potrebbe esserci ancora persone? Sono un po' più profondi, diciamo, in questo momento si trovano a una profondità di acqua del lago di 18-20 metri. Quei droni riuscirebbero a fare che cosa eventualmente? Un drone di piccole dimensioni permette di ispezionare e di prendere visione di quella che è la situazione all'interno, soprattutto degli impianti, delle valvole, se sono in sicurezza o meno, e consentono l'intervento in sicurezza degli operatori di soccorso. Signori, attenzione! Sono delle vere e proprie grate dalle quali normalmente uscirebbe l'acqua e la stiamo valutando come via d'ingresso degli operatori. Al momento l'acqua è più o meno stabilizzata, però questa è una questione più da vigilia del fuoco, quindi... Comandante, si parla di una situazione comunque, lei dice si è stabilizzata, ma comunque rischiosa, no? Sì, al momento diciamo da monitorare, volevo dire, ecco, va monitorata per capire come va gestita, però questa, ripeto, è una competenza tecnica dei vigili del fuoco, tipicamente loro, quindi adesso vi aggiorneranno anche loro. Stanno arrivando anche i familiari delle persone... Le persone disperse, ci sono i familiari a cui è stato fornito da parte della prefettura un supporto psicologico. E dove verranno ospitati? Cioè gli avete fornito anche ospitalità? Sì, adesso c'è una struttura così temporanea dove si appoggiano all'interno della centrale. Okay.